Buonasera Matteo, grande pomeriggio per il Pescara, la vittoria per chiudere la stagione regolare, avete onorato il campionato, avete onorato questo impegno ed è arrivato anche il gol di Matteo Ciofani, che è gol tra l'altro, bello. Sì, lo voglio rivedere, comunque sì, ci tenevamo a presentarci comunque ai playoff con una vittoria, anche perché non vincevamo da diverse partite, anche per creare quell'entusiasmo che solo le vittorie possono portare. E niente, siamo pronti. Sei esperto di queste partite che stanno per arrivare, no Matteo, con il Frosinone nella tua carriera. Che Pescara serve adesso? Beh sì, è il mio terzo playoff negli ultimi 5 anni. Come sono andati gli altri? Due vinti e uno perso, dice, non c'è due senza tre. Sì, sono partite dove di tensione, di assoluta tensione e che si giocano sui dettagli, insomma, chi sbaglia di meno ha la meglio. Una giornata, quella di oggi, che ha ancora una volta riconfermato il grande afflato che c'è tra la curva, tra lo stadio, tra i tifosi, il Pescara e i giocatori del Pescara. Sì, assolutamente, anche oggi c'era una bella cornice di pubblico come contro il Verona. E niente, a noi ci fa piacere, perché comunque sentire l'affetto dei tifosi ti dà quel qualcosa in più. Adesso arrivano le partite, quelle che contano, e sicuramente lo stadio risponderà presente. Non c'è la goal line technology in Serie B, però l'assistente è stato prontissimo a indicare il centrocampo. Raccontaci un po' quei secondi. Sì, no, è entrata di tanto, sì, abbondante. Ho avuto un attimo di esitazione perché non capivo se ero in fuorigioco, perché comunque ero da solo. Invece poi ho visto comunque che l'arbitro indicava il centro del campo e niente, sono andato a esultare. Da domani si inizierà a pensare a questi playoff, se sarà Cittadella in questa gara secca, oppure se ricorso del Palermo permettendo, il Pescara addirittura potrà scalare di una posizione e giocare direttamente le semifinali. Come ci si prepara, soprattutto se dovesse esserci uno slittamento di queste partite? E niente, intanto attendiamo l'esito del verdetto, è la seconda volta che mi trovo in questa situazione, visto che anche l'anno scorso c'è stato il caso Bari. E niente, aspettiamo il verdetto e vediamo quello che succede. L'ultima da parte mia, Matteo, vi siete alternati tanto, tu e Balzano sulla corsia di destra, questa concorrenza quanto fa bene? Beh, la sana concorrenza fa sempre bene in una squadra, anche perché invoglia o l'uno o l'altro a dare sempre di più. A volte, quando non ci sono alternative, il giocatore si può pagare, invece quando ci sono e sono valide, diciamo che la concorrenza può essere buona. A proposito, che è successo ieri con Del Grosso, quel contrasto? Purtroppo niente, un contrasto di gioco, sono scivolato e con il ginocchio ho preso la caviglia, speriamo non sia niente di grave, penso soltanto una contusione.